E buongiorno bella gente, e ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti finalmente a fare un po' di streaming dopo tanto tempo, ce l'abbiamo fatta. Scusate ancora per il ritardo, ma onestamente non mi sarei mai aspettato di... Ciao Seravol, buon pomeriggio anche a te, ciao, benvenuto, ben trovato, da quanto tempo veramente, una settimana, più di una settimana che veramente non streamavo. E stavo dicendo, onestamente non mi aspettavo neanche che poteva accadere, è accaduto, sono contento che sia accaduto onestamente, perché mi sono addormentato, mi sono svegliato praticamente quando? Erano le 10 e mezza insomma, ne avevo veramente bisogno perché ho passato delle settimane veramente di fuoco, non auguro mai a nessuno quello che ho passato in questo mese e mezzo praticamente di lavoro, però sono riuscito a togliermi tutto quanto così almeno potessi avere del tempo libero, soprattutto per streamare, ma soprattutto anche per godermi un po' di ferie, perché carissimi, carissime e carissime, io sono ufficialmente in ferie per qualche giorno, cioè onestamente io sono qua che mi sto dando le pacche sulla spalla perché finalmente anche io posso godere di qualche bellissimo giorno di vacanza per un po' di tempo. GG, esatto. GG, esattamente, bravo Seravol, esattamente. Ci è voluto un po' di tempo perché poi, tra l'altro, fra parentesi, oltre ad essermi addormentato, cioè mi sono svegliato praticamente che era le 10:30, ho voluto cambiare alcune cose per quanto riguarda la grafica dello streaming, per quanto riguarda lo streaming più che altro di Chrono Trigger, che adesso vediamo. E perché ho visto questa cosa simpatica che si poteva usare come layout, e voglio vedere un po', voglio sperimentare un attimino. Purtroppo è stato pensato per un layout diverso, però onestamente... Cioè, è stato pensato per un tipo di streaming diverso, però ho cercato di adattarlo al meglio delle mie capacità, secondo me... È venuto abbastanza buono, poi vedremo insomma durante la partita. Prima di cominciare volevo prima di tutto rassicurare, perché magari dal messaggio non sembrava neanche che fosse così, ma fondamentalmente adesso che sono praticamente in ferie ho la possibilità un attimino di riorganizzarmi meglio alcune cose che capiteranno soprattutto nelle prossime settimane. E volevo anche aggiornare un paio di cose circa il calendario. Ovviamente io tra venerdì e sabato pubblicherò ovviamente il calendario, e lo troverete sia sul livello segreto che sul mio praticamente gruppo Telegram, o se avete anche Element potete venire anche su Element. E fondamentalmente venerdì e sabato pubblicherò il nuovo calendario e faremo ovviamente a turno. Per il momento cercheremo di portare avanti Chrono Trigger, poi nel momento in cui finisce Chrono Trigger porterò direttamente un nuovo gioco, che il primo candidato per la serie, anche perché comunque si tratterà di un long play, quindi qualcosa che si può giocare anche in più riprese e che può essere sviscerato più o meno nel midollo, e sarà Nier Automata, che è uno di quei giochi che veramente consiglio spassionatamente di giocare, lo consiglio veramente a tutto, perché è uno di quei pochi giochi che veramente mi ha saputo emozionare fin dalla prima partita. E in questo momento lo sto cercando di ultimare le ultime cose, le ultime faccende, dopodiché praticamente per lo stream comincerò una nuova partita apposta per spiegare un po', per cominciare dall'inizio, soprattutto per dare un'idea di come sono le cose, insomma, anche perché comunque penso che sia un gioco molto spettacolare, ma soprattutto un gioco anche emotivo, ma pieno denso di riferimenti, soprattutto filosofici, eccetera. Ovviamente, siccome si tratterà di una serie lunga, non ci giocheremo ovviamente tutti i giorni, ma soltanto in un giorno specifico.
e sarà una giornata. Betamax, welcome! Hello! Buongia! What are you doing? How you doing? I'm glad you're here on the show. We're gonna start in about 5 minutes. Don't in about 2 minutes. Don't worry. Okay. Nel caso non lo sappiate, Betamax è una persona che ci segue dal Brasile. È una persona che ho conosciuto sul Fediverso. Buongia. Bobusla. Giochiamo a Chrono Trigger. Ovviamente non so il brasiliano, chiedo scusa, quindi cerco di il massimo che so fare è parlare in inglese. Per chi non lo sapesse, dicevo, Betamax non è una streamer molto assidua, però ogni tanto porta ROM hacks, porta anche soprattutto materiale che riguarda quello che è il retro gaming, insomma, ed è... Al momento non c'è niente su Twitch, però posso assicurarvi che è davvero una bellissima persona, dovreste assolutamente seguirla se vi capita. E secondo me se parli in genovese ligure vi capite benissimo, sai? Ma sai che ci ho pensato anch'io effettivamente, perché tante cose su... Ciao Wise of Furious, benvenuto anche a te. Perché effettivamente c'era questa battuta che dicono che il genovese quando parla veloce, soprattutto quando è quando parla con una persona che parla in portoghese più che brasiliano, si capiscono. Perché mi ricordavo anche questa cosa, infatti. C'era anche una battuta tipo di Enrico Bertolino quando faceva il muratore, e praticamente a un certo punto doveva parlare col suo collega muratore, e lui era giapponese. Lui invece era tipo di Bergamo, Bergam de Hora, non so neanche pronunciarlo perché non ho questa pronuncia dei dialetti. E dice: e noi ci capiamo benissimo perché il battone è uno, è bergamasco, è la lingua universale, tipo così. Che era una cosa molto, molto pesante a dirlo adesso, però è la verità. Cioè, alcune inflessioni si assomigliano, forse anche per questo che magari è agevolata la comprensione. Detto questo, diciamo che prima, dicevo, la prima, dicevo, il primo gioco che faremo una volta che è finito Chrono Trigger, che sarà praticamente una partita più lunga perché durerà parecchio giocare a questo gioco, sarà Nier Automata. Dopodiché ci saranno anche un altro gioco. Ciao Schlover, buon pomeriggio Patrick. No, sono Crono. perché è un in joke fra me e lui, ogni tanto me ne esco con no, sono Patrick. Mi sa che qualcun altro anche l'ha visto questo in joke, fra parentesi. E ci sarà anche un altro gioco che voglio portare in stream, perché è la prima volta che ci giocherò e è la prima volta che ovviamente sarà... Ho cercato di evitare tutti gli spoiler possibili, quindi non mi rovinerò lo spettacolo, e sarà ovviamente Undertale. Giocherò ad Undertale per praticamente 2 giorni a settimana, per 2 turni a settimana, quindi un turno sicuramente garantito per Nier Automata e 2 invece sono garantiti per Undertale, in modo tale da dare anche un po' di varietà, e anche perché comunque me l'hanno consigliato tutti, mi hanno detto che è bello, addirittura Sarpedonte mi ha detto: guarda, tu c'è quella classica quel classico umorismo per cui tu ci azzuppi il pane al nastro, quindi perfetto. E non vedo l'ora veramente di provarlo, anche perché comunque mi hanno detto che più o meno per le battute che faccio ricordo o Sans o Papyrus, quindi perfetto. Allora, quale run ho già deciso? No, perché onestamente preferirei fare una prima run come viene, però come viene viene onestamente, quindi non so dire. Betamax, of course, she said that she's already using the main protagonist as an emoticon, and yeah, that's cool. It's really cool, actually. Ok, allora io direi ciancio alle bande, così almeno anche Betamax, che ci segue direttamente dal Brasile, vi ricordo, e potrà godersi anche questo spettacolo assieme a noi. Direi che è il momento di abbassare la musichetta, così giochiamo insieme. Ed è arrivato il momento di tuffarci direttamente tra le pieghe del tempo. Che ne dite? E andiamo a continuare quello che avevamo lasciato in sospeso.
E in questo modo vedete anche la nuova grafica per la cattura. È un po' più indicata, secondo me, per quello che dobbiamo fare. Poi non so voi, ovviamente. Ditemi se il volume va bene a proposito, perché io qua sono un attimino fermo con alcune cose, perché ho smanettato un po', ma ho lasciato alcune cose, ne ho modificate altre, quindi ditemi se si vede bene, si sente bene a proposito. The Queen is gone. E nella puntata precedente è un pochino basso, ma proprio un pelino. Ok, allora direi di alzarlo giusto un cicinin, tipo così. Ok, facciamo su così. Allora, nella puntata precedente, nel caso non ve lo ricordiate perché ovviamente è passata anche una settimana, praticamente noi dovevamo partecipare alla fiera che festeggiava i mille anni di pace, praticamente, da una guerra che era capitata mille anni prima. Abbiamo incontrato una ragazza di nome Marle, che ci ha chiesto di farle fare un giro. A un certo punto andiamo a incontrare la nostra amica Lucca e il suo esperimento ha costruito praticamente la macchina del tempo. L'esperimento è andato male, ci siamo ritrovati praticamente nel medioevo praticamente della nostra storia, e abbiamo scoperto che Marle in realtà è la discendente della principessa che vive che è la discendente della principessa di mille anni dopo. Quindi abbiamo trovato praticamente chi l'ha sequestrata, e adesso dobbiamo tornare a parlare con lei. Castello di Guardia, siamo arrivati qua. Castello di Guardia, San Framondi, provincia di Benevento. Vi ricordate che ovviamente avevamo recuperato il cancelliere che... Oh, cannot understand a single word you say, but loving your energy here as well as the voice, of course. Could actively lurk a GL game. Oh, thank you, Betamax. I'm sorry. I wish I could actually make an English-only stream. I think I can make some, but I might be able to do one eventually, but I'm not entirely sure. Luca che si diletta a fare i fumetti, i famosi Luca Comics. Schloven. No, in realtà no, è più una questione di... più che Luca... A me piacerebbe tanto partecipare a Romix una volta, tipo andare a Romix, ma sono tipo anni che non ci vado più. Vi ricordate, abbiamo praticamente recuperato il cancelliere e che abbiamo scoperto che il cancelliere che c'era qui in realtà era una persona, era fasullo praticamente. Allora noi, se ci ricordiamo bene, dobbiamo andare a recuperare di nuovo la nostra cara amica Marle, perché a quanto pare, nonostante tutto il casino che abbiamo fatto, Luca ci spiega che essenzialmente non si è mai mossa da dove era sparita. Quindi noi dobbiamo tornare indietro e recuperarla. Huh? What happened? Princess Nadia! Chrono! It was awful! I can't recall it all! I was somewhere cold, dark, and lonely! Is that what it's like to die? Welcome back, Princess Nadia. You risked your life to help me too? Princess Nadia? Uh-oh. I guess you guys figured it out, huh? Sorry, Chrono. I didn't mean to deceive you. The voice acting is just perfect. Wow, Betamax, thank you. Muito obrigado. I'm Princess Nadia. My father's King Guardia the 33rd. I really enjoy being with you at the fair. But if you had known my identity, Chrono, you wouldn't have shown me around the fair, right? Wrong! Oh, Chrono! That's why I like you! The real queen's safe, right? Let's go home, Chrono! Ovviamente questa canzone in sottofondo è meravigliosa, perché veramente a me le canzoni col carillon veramente mettono un sacco di nostalgia. E da piccolo avevo un carillon che suonava tipo... Era una foto carillon, chiedo scusa, perché la foto era di me da piccolino, perché mia madre aveva una raccolta di foto di me da piccolo e aveva salvato quella, l'aveva messa all'interno di questa cornice che faceva anche da carillon, e suonava una canzone che non sono mai riuscito a identificare,
Beh, era tipo, tipo il picnic degli orsetti, qualcosa del genere. Non ho mai trovato poi quella canzone con la... proprio quel carillon con quella canzone specifica. Shloven, io ho regalato un carillon con la marcia imperiale di Star Wars a un amico. Oh, cazzo! Micchia, certo che uno si sveglia al mattino, comunque ho bisogno di qualcosa che mi faccia evocare un bel ricordo. Che cosa vuoi? La marcia imperiale di Guerre Stellari. Se tu immagini un bambino che lo fai addormentare con quel carillon. Il bambino che diventa Darth Vader. E comincia anche a respirare come Darth Vader, anche se non ha effettivamente problemi respiratori. Oh, mamma, davvero. Era un carillon abbastanza kitsch, fra parentesi, come... cioè, era carino, perché comunque, vabbè, era a forma di orsacchiotto con... Chissà quando, mi sa che l'ha comprato tipo negli anni 80, sì, perché comunque, essendo io nato nell'85, mia madre l'avrà comprato grosso modo all'incirca nell'87, perché comunque avevo già 2 anni. Però non mi ricordo onestamente dove, perché io da piccolo sono stato in Zaire. E... cioè... io per tanto tempo ho vissuto, per almeno 6 anni ho vissuto in paesi africani. E sono stato anche in un paese, appunto lo Zaire, che sappiamo esattamente che cosa è successo nel corso degli anni, soprattutto nel 92 con Mobutu Sese Seko, e siamo anche scappati da lì, fra parentesi. Però forse quella è stata l'unica cosa che effettivamente è... no window shoppers, what do you want? Ok, forse quella è stata l'unica cosa che effettivamente mi ha... in qualche modo... mi fa ricordare in qualche modo anche quello che era il periodo di... quel periodo lì in Africa, però... non saprei davvero dire, onestamente. Perché comunque... comunque ho dei ricordi molto fumosi di quel periodo. Non è per niente facile per me ricordare. Anche perché, vabbè, ero anche abbastanza piccolo. Quindi ci sta che effettivamente non sappia esattamente come siano andate le cose. Però mia madre se lo ricorda spesso molto volentieri. E quel carillon è una di quelle cose che effettivamente mi mette addosso una certa nostalgia. Anche se effettivamente non ricordo il perché. Non ho una buona ragione, non ho cose da ricordare, diciamo così, in un modo o nell'altro non ricordo tanto. Allora, heal, facciamo una scorta, revive, lo portiamo a 10, shelter ne abbiamo abbastanza, direi 2, dai, ok, e con questi dovremmo essere a posto, andiamo. Allora, dovremmo tornare praticamente nella... dalla foresta, perché dovremmo tornare indietro nel tempo, quindi qui, giusto? Truce Canyon, sì. E poi si chiama Truce Canyon perché sarebbe il canyon della tregua, però tecnicamente non è letteralmente ancora la tregua non c'è stata, è stata chiamata poi successivamente così, perché da quello che ho capito la tregua è arrivata poi dopo, e noi siamo nel momento giusto in cui succede questo. Ok, abbiamo raccolto un po'. Ah, tra l'altro, fra parentesi, mentre Luca ha passato di livello. Ok, perfetto, è passato di livello. Dicevo, nel frattempo, mentre combattevamo, praticamente abbiamo ottenuto delle nuove abilità. E il bello di questo gioco è che praticamente se tutti e tre sono pronti, possiamo attaccare con un attacco combinato, tutti e tre, che fa una somma ingente di danni, diciamo così. C'era anche le pietre, cioè, di tutto, cioè, ti voglio far male, tipo come, ti lancio la pietra, poi la pietra ovviamente per lui è grossa, però per noi in realtà è tipo il sassolino della scarpa. E dai, e te ne vai a 140 punti ferita, e quando mai li facciamo così di nuovo? Cioè sempre, la prossima volta li facciamo di nuovo. Allora, vediamo se è il caso un attimino di... ah, effettivamente io però posso organizzare. Ecco, così è meglio. Yeah. Ok. Lei invece no, non sta bene, perfetto. Direi che possiamo anche andare avanti. Qui c'è il ponte. Le corde. Ah, eccola di qua. Eccolo!
How do we get home? Your Highness, Princess, we... Please call me Marley. Well then, Marley, observe. Wow! Luca, you're amazing! Ain't it the truth? I mean... Enough with the false modesty. You have a real gift. I will trade my royal ancestry for your genius in a heartbeat. Well, if you say so... Oh, abbiamo capito, vi piacete, dai, basta, su. Vedetevi, baciatevi, basta, datevi, scambiatevi un segno di pace, d'amore, d'affetto. Basta che vi volete bene. Anyway, I call this a gate. It's a kind of portal that takes you to the same location in a different era. Gates are very unstable, so I use the principle behind my telepath device to create a gate key. Now we can use them as we please. But why did this gate suddenly appear? Either the telepath had something to do with it, or something else made it. This is getting pretty weird. Let's at least head back to our own time. Alright, coming, Chrono? E si torna indietro. E ora, il momento Doctor Who! Ah, durato di meno rispetto all'altra volta. Dai, era palesemente il tunnel di Doctor Who, dai. Era palese, su. Ok, ciao Sloven, stammi bene. Anche qua mi sa che tra un po' si metterà a piovere. Phew, we're back! Chrono, Luca, why don't you come home with me to the castle? I'd like you to come over for dinner. Sorry for putting you through all that, Marley. Are you joking? That's the most fun I've had in months! I have some new friends, too! Chrono, be a gentleman and take her home. I got some work to do. See you soon, Luca! Are you asking me home, Chrono? E quindi adesso dobbiamo portarla praticamente a casa. Quindi, visto che praticamente la mappa è identica, noi dovremo andare nello stesso punto che abbiamo visto, in cui siamo stati praticamente durante il viaggio di Pen. Pyramax, is this your first playthrough or just casually playing, friend? Okay, this is my first playthrough. This is my first playthrough. I sort of know where to go because I get contact cues. I get cues from the game itself, and I think I played it like not that much when it was like years ago, but I don't remember it at all. So it's basically like my first playthrough. You can consider it a first playthrough. Dicevo a Beta praticamente che questa per me è la mia prima partita, anche se comunque ci ho giocato un po' di tempo prima, e perché non ricordo niente praticamente, ricordo soltanto a sprazzi e non sono andato poi veramente tanto in fondo, quindi aspetta un secondo, magari forse è il caso di darmi anche una cura, giusto per scrupolo, mi do una cura veloce e salviamo anche, già che ci sono, perché non voglio arrivare tipo a un certo punto con l'acqua alla gola, che non ho idea di come andare avanti. Ah, i Bulbasaur. I Bulbasaur infetti. Andiamo bene. Itake si chiamano, ma certo, come i funghi. Tipo i funghi shiitake. Ah? Non ho capito cosa ha fatto. Ah, forse devo aver premuto qualche cosa. Devo aver premuto qualcosa che ha fatto tutto meno quello che doveva fare. Non ho prestato attenzione, chiedo scusa. Adesso però presto attenzione, perché questo stronzo se ne va. E sa che funga. Città che funga. Buona questa. Ma se questo fungo a un certo punto ha un'opinione veramente orribile, no? E la fa in inglese. Ma è una shit take o una shit take? ammettetelo, vi mancavano queste battutine, dai. Adesso facciamo un po' di grinding.
Cioè, che bello che io stavo cercando di affrontare quello lì tondo che rotolava, invece a quanto pare dobbiamo picchiare direttamente John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr. Io sono i Beatles. Ok, va a suonare Penny Lane da un'altra parte, stronzo. Ok. 3 tech points, perfetto. Allora, vediamo un po'. Dove? C'è qualche cosa qua? Ah, sempre i soliti funghi. I funghi infetti. I Bulbasaur infetti, evviva. Se uno scappa, allora è Ringo Starr, l'unico vivo, perché Paul is dead. Bicchia, che cosa mi hai ricordato, Seravol? Che cosa mi hai ricordato, Seravol? Mamma mia, cioè, come fa la gente a credere veramente che Paul McCartney sia morto? Cioè, a dire il vero, tecnicamente anche noi abbiamo avuto un momento Paul is dead nella figura di Pippo Franco, e sfido chiunque a ricordare il perché. Nel frattempo io la spiego. Praticamente Pippo Franco, per chi non si ricorda chi è, o comunque perché non segue tanto quello che era il varietà del sabato sera di Mediaset, tipico anni 80 90 00, praticamente Pippo Franco era questo presentatore che poi è diventato sinonimo del Bagaglino. Però tecnicamente Bagaglino era un spettacolo di varietà che veniva condotto anche da Pier Francesco Pingitore, che aveva anche tipo... era un varietà satirico, diciamo così. Non so se fanno ancora poi il Bagaglino. Può darsi di sì, ma magari tipo... Ciao Vince Corvin! Ciao, che bello vederti qui! È un piacere enorme, veramente. Nel caso non lo seguiate, mettete il follow direttamente su Vince Corvin, che porta veramente un sacco di roba interessante, soprattutto a tema automobilistico. Ha portato Gran Turismo e faceva delle spiegazioni meravigliose, soprattutto per quanto riguarda le macchine, l'assetto, eccetera. Veramente seguitelo perché merita tantissimo. Dicevo, praticamente c'era Bagaglino, ma non so se lo fanno ancora, penso di sì, ma magari non ha più l'attenzione che aveva prima. Praticamente, anche perché poi è morto anche della gente, tipo Oreste Lionello, per esempio, non c'è più. Che lui, Oreste Lionello, era il doppiatore anche di... Ciao, KS Gaming, ma ciao! Ma che bella sorpresa! Tranquillo, Vince, non ti preoccupare. Non ti preoccupare assolutamente. Può succedere a tutti, non ti preoccupare. Era sera, poi figurati, il testo è stato... Il testo può essere mal interpretato tranquillamente, vai tranquillo. Una battuta, magari ho esagerato io con la battuta, stai tranquillo. Are you alright? Where have you been? I heard you were abducted. We had soldiers searching for you. Scoundrel! You're the one, huh? Kidnapping Princess Nadia. No, Kranos. Admit it! You confused her and tried to take over the throne! Terrorist! Stop it! Ovviamente noi adesso siamo stati scambiati per i terroristi che hanno sequestrato lei, ma in realtà non sono stati i veri terroristi, cioè è lei che si è allontanata perché si è rotta il cazzo della vita della principessa. Ah, mi piacerebbe molto invitarti in un bel posticino, ti mando il link in privato. Grazie, Vince. Stop this at once! What are you doing? The Princess Nadia said to... Idiots! Seize him! Crono! La sequenza del processo. Quello che comunque vada lo prendi sotto la coda. Molto bene. Sì, ovviamente non abbiamo fatto tutto, quindi di sicuro ci capiterà qualcosa di diverso. Ma onestamente io sono pronto a tutto. 48-bit, hello, welcome, love the voice acting, thank you. I'm trying to do my best. I'm Italian, I also speak in English, and since this is a game that's only in English for now, I'm just gonna do the voice acting so that you can actually enjoy what's going on. I'm the Chancellor, the Prosecutor, scusate. I'm the lawyer, Pierre. Members of the court, we now bring forth the defendant, Crono, who is charged with abducting Princess Nadia. Ok, io onestamente...
scusate, il fatto è che lui è l'unico vestito veramente da ribelle. Lui è vestito l'unico da ribelle con i capelli a punta così e tutti gli altri si vestiti come si deve. Ah, ci sarebbe la meravigliosa fan translation di Sadness qualora tu volessi. Volevo portarla perché sono riuscito a farla anche in italiano, però ho cominciato in inglese, quindi ormai sono dentro con l'inglese e preferisco fare metà e metà. Poi magari in futuro, perché no, se la volete in italiano ve la porto anche in italiano, c'è problema. What shall we do with him? Fire, perhaps? Hang him upside down from a few years? Or shall we employ the guillotine? Madonna, mi sta saltando la gola. You, the jury, shall decide his fate. Now, let us begin. Crono, you are hereby ordered to tell the truth. Crono is charged with premeditated abduction of royalty. The question is, did he kidnap Princess Natia? The answer? No, he did not. In fact, no abduction took place. The two met completely by accident. In fact, the princess asked Crono if she could join him. Is this true? Who actually started this whole mess? Marley did. Are you sure? We have witnesses who say you were the one that bumped into the princess. Ah, ma cazzo, cioè... Ah, merda, dalla colpa a me, cazzo. Ah, è vero. The princess then innocently followed you to Lucas' little sideshow. Whereupon you both disappeared. If that wasn't criminal abduction, I don't know what is. And I have facts that throw the defendant's character into question. Objection. This can't have any relevance whatsoever to this case. Care to respond, Chancellor? Crono's character is at the very core of this case. We have nothing to hide. We have a witness, a little girl who will vouch for the character of... Scusate, questa era Pierre. We have a witness. A little girl will vouch for the character of the defendant. La cosa più bella è quando arriva il vecchio a testimoniare e ti costringe a rivalutare la tendenza a raccogliere tutto ciò che vedi per terra negli RPG. Cazzo, è vero, sì. Crono, scappo che vado al lavoro. Buon divertimento. Ciao, Vince, grazie per essere passato. This nice man. He brought me my kitty. Thank you for being so kind. How about that? Doesn't this young man deserve a medal? Phew, looks like they're buying it. The issue here is motive. Was there any motive for this fine citizen to kidnap Princess Natia? No, there was none. What about ransom? Crono, her fortune did tempt you, did you not? No. Are you sure? You really weren't tempted? Not at all. Please keep in mind that he just said he had no interest in a fortune. Witness, please. Ma chi porta? Io ho detto di no, eh. Ma chi portano? He can't fool me. I saw him with my own eyes. Dear me, I'm so nervous. That man grabbed the pendant even before he checked to see if the princess was okay. Cazzo, era anche con quello? Behold the consequences of your action! Ah, I can see that, 40. I can definitely see that. Is that it? Can I go? Ah! È bello che arriva, saluta, se ne va. Abbiamo appena diffamato uno. Quest'uomo verrà condannato alla forca, però lei ha fatto il suo dovere. La giustizia italiana, everybody. Nothing more, your honor! The prosecution rests! Members of the jury, if he is guilty, stand to the left. If innocent, stand to the right. Mi sa che mi danno che sono colpevole, va? Not guilty. Okay. Not guilty. Guilty? Sicuro guilty? Guilty, lo sapevo io. Ma dai! Ma sei un infame, ma siete degli infami. Not guilty, okay. Due. Ah!
Guilty. Dai, no, vabbè, no, il pareggio proprio no, ti prego, il pareggio proprio no. Not guilty. Tiè, tiè, tiè. Not guilty. E dai, e dai. Guilty. No, dai, ti prego. No, non fate gli Alessandro Borghese della situazione. Order in the court. A verdict has been reached. Spoiler, there's no way to obtain a not guilty sentence. Oh, thank you, Chaos Gaming. Thank you. The verdict is not guilty. But the fact remains that even if it did not kidnap her, he ran off with her. 3 days solitary confinement as punishment. Ma dai, ma sei uno stronzo! Ma sei uno stronzo! Ok. 48-bit. Remember when the Chancellor from 600 AD said they needed to make a criminal justice system so deal with people like Yakra? You become victim to... Oh! I didn't know that, 40. I really had no idea about that. Well, talk about being bitten in the ass for that. Shit. This... I feel contempt for the court right now. If I ever get out of prison, I'm gonna fuck their shit up right now. I'm gonna fucking tear them apart. Now just a damn minute, Princess. That's enough, my dear. But father, all I... Scusate. All I asked for was for you to behave like a princess. Even royalty must obey rules. Leave the rest up to the Chancellor and forget about the events in town. We're leaving! Noi veniamo trasportati via come manco Vittorio Sgarbi fuori dal palazzo Chigi. Crudo! Oh no, ma dai, ma perché quella faccia su Crono? Dai! Ma che stronzi! Ma siete degli stronzi, davvero. This terrorist has tried to overthrow our kingdom! He has been found guilty, and you must now carry out his sentence. No, non è considerato colpevole, oh! È stato giudicato non colpevole! Ma guarda te sto manipolatore! So this is the monster who kidnapped the princess. The execution is 3 days away. Do not let him out of your sight. Ma come? Ma appunto. Cioè, ma che cazzo vuoi? Cioè, ma stiamo scherzando? Oh bella, ma stiamo scherzando? Cioè, oh, ho soltanto fatto la gita con la principessa. Gli è pure piaciuta la gita. Ma che davvero mi vogliono condannare a morte? Cioè, questo vecchio deve essere uno di quelli che... ho appena visto una persona seduta sulla panchina. È sicuramente un drogato! Devo andare da lui o devo picchiare? Fargli ritornare il senso della ragione! Mamma mia, davvero, cioè... Ma non c'hai tipo, non so... Non c'hai tipo dei cantieri da vedere? Una partita a bocce da finire, cioè... L'età ce l'hai, cioè, dai, vai, cioè... Execution? Strange. But I don't seem to recall hearing anything about an execution. What? How dare you question me? The paperwork's probably just been held up in a system. Understood, sir. Guards? Cioè, guardie che sembrano veramente uscite da Dark Souls, da Sigmire di Katarina. Take the prisoner away. Cioè, dai, è quello, su. È lui. Lui. Aia, ma dai. Beh, almeno siamo vivi. Che cosa c'è qua? Andiamo un po'. Cos'è questo? Ah beh, siccome questi sono dentro un'armatura, forse non si sentono bene. Some sympathizers brought that stuff for you, you lousy felon. Scusa, che cos'è che hai detto?
Ho detto che qualcuno ti ha portato qualcosa da mangiare. Scusa, non ho capito. Abbiamo trovato un etere, perfetto. Tio di execution. Conviene salvare a sto punto, no? Cioè, non so se posso fare qualche cosa. Vediamo un attimino. Fammi girare un po'. HP and MP recovered. Ok, bellissimo. Pop down! Ovviamente tra loro si capiscono perché è tipo un traduttore simultaneo, ma davvero? Davvero non posso fare niente? Fammi vedere un pochino. Ah, ok, no. A parte questo. Ah, il tempo scorre anche se non sto facendo niente. Ok. Voglio proprio farmi unire. Look at it! Awesome! Open it up! Ah, abbiamo deciso di... Ah, li affrontiamo? No? Dai, ma sei uno stronzo. That's what you get for misbehaving. Dai! Ah! Ora inizia la mia vendetta. Where do you think you're going? Ok, beccati questo. No, e chi mi ferma ora? È ora della vendetta, stronzi. Arriva la vendetta. Ah, andiamo a vedere se c'è qualche cosa qua. Ah, rimane bloccato? Ma com'è che rimane bloccato? Ma cosa? Ma chi? Perché non posso andare su? Ah, rimane proprio bloccato così a mezz'asta? Ok. No, non volevo, ma ok. A sto punto salvo, perché tanto comunque... The Trial, come la canzone di Pink Floyd. Good morning, you worm, your honor! We're gladly to... oddio, non mi ricordo il testo. The prisoner who stands before me. Questi chi sono? Ah, sono nemici? Scudo blu? Oh, devono parlare allora con White Shield, direttamente. Ciao White Shield, nel caso stessi guardando questo stream. Tech Cyclone. Ah, resistono. Bella merda. Forse c'è qualcosa di tempistica che devo fare. Ah sì, ok, si liberano dopo tot. Perfetto, ok. Imparato, ok. Caccia. Quindi adesso loro rimangono così e io posso attaccare lui perché è esposto, giusto? Esatto. Beccati questo. Allora, attacca lui. Ed è morto, perfetto. Ok, quindi questi si attaccano direttamente con... Ok, buono, torniamo indietro. Torniamo indietro e riprendiamoci... Si è scritto. Oh, thank you 48-bit! Thank you! Thank you very much. I wasn't expecting it. Thank you. I'm glad you like my show. I usually stream in Italian, and most of the games I do are either Italian versions or they have English voice acting and Italian subtitles. And I hope you're enjoying the show, and I hope you're enjoying the voice acting by my side, because this is like I'm very amateur on this. No worries, Chrono Trigger is my fave game. I'm glad you like Chrono Trigger, and I'm glad you like the way I'm playing with this game. So, yeah. Thank you very much. Thank you kindly. And, okay, torniamo indietro, vediamo un po'. Vediamo. Oh, okay. I'm going to be streaming the Japanese version with real-time translation sometimes. Oh! Real-time translation, how does that work? Come funziona? Cioè, vuole giocare alla versione giapponese con la traduzione... Non so se devo andare di qua. Forse devo andare di qua direttamente. Vediamo un attimino. Perché voglio vedere chi altro c'è. Magari c'è un'arma, qualcosa. Ok, questo si libera. Oh! Un fuoco fatuo. Beh, colore blu sarà metano, mi darà una mano, dai. No. Mi vuole fare la pelle. Giustamente uno scheletro vuole farmi la pelle. Uno scheletro.
battaglie. E se ne va. Vero che te ne vai? E se ne è andato. 48-bit. I made a small program that captures the gate capture device, passes the picture to Google to turn it to screen, to text, and then pass it to DeepL. Oh! Sounds like fun, actually. Good for you. Wanna watch your streams one of these days. Ok, questo non mi fa passare di là. Però lì c'è un buco. Quindi vuol dire che da qualche parte io posso andare da dietro. Giusto? Vero? Sicuramente deve essere così. Andiamo un attimino. I did it with Final Fantasy IV. The results were hilarious. Oh yeah, because... È vero, perché Final Fantasy IV non è mai stato tradotto in inglese. Prisoners escaping! Ah, sono anche con la maschera questi, perfetto. Ok, guardia. No. Vediamo se riusciamo a toglierci di mezzo prima di subito. Mi sa di sì. E Ali. E vattene via. E se ne va. Là. One tonic, ok. Rosio di tonic. No, non è ancora il momento di usare il tonico. Siamo ancora abbastanza in alto. Oh! Che succede qua? I wouldn't do it with a game I'm never playing because I'll be totally lost with the story. Translator isn't too good with context. Yeah, I think that's kind of the issue with every translator. With every automatic translator. But it's good, actually. I mean, it's a good thing about you. I'm glad you're doing what you're doing. È vero, perché comunque la maggior parte dei traduttori a macchina non seguono il contesto di quello che appare sullo schermo. O comunque di quello che gli viene messo direttamente, che loro si limitano a tradurre e basta. What are you up to? Ah, questo ci vuole far la pelle anche lui. E noi ce l'andiamo. Io l'ho detto che mi sarei vendicato, eh. La vostra giustizia non può contenere la mia rabbia. È vero, perché comunque la maggior parte dei traduttori meccanici, intendo, non hanno la capacità di capire bene il contesto. Adesso stanno facendo dei grandi passi avanti. Tantissime cose sono state migliorate, però ancora rimane comunque il limite comunque del traduttore. Rimane comunque. 10 experience points, 70 G's. Ok. Qua ci possiamo entrare, c'è qualche cosa. C'è qualcuno lì. Chi c'è lì? Oh, dai, ti prego, non mi dire... Dai, ma è una stanza delle torture, ma no! Help me! Certo che lo aiuto, figurati. Poi magari era cattivo, ma sti cazzi, cioè. È bello vedere una galera che brucia, te lo dico. You're a lifesaver. I'm Fritz. My dad runs a store in Truce Village. Stop by if you're in the area. Ok, buon per te. Qui cosa c'è invece? Voglio vedere un po' che... Oh, cazzo, ho dimenticato una cosa. C'è uno scrigno qui. Un mid tonic, ok, adesso posso recuperare un po' più di roba. Allora, sono sicuro che se becco questa roba qua, ok, l'hanno fatto senza che io... Quindi è servito soltanto avvicinarsi, a quanto pare. Ok, buono a sapersi. Questo è un gioco che andrebbe veramente bene su una console portatile. Non dico il Game Boy perché lo schermo è troppo piccolo per me, per i miei standard di adesso. Ma questo starebbe davvero molto bene su una console tipo il Miu Mini, o anche uno di quelle tipo che servono le Switch, che ci puoi mettere sopra sistema operativo diverso. Bronze Mail. Ok, bene. Vediamo un attimo. Bronze Mail. Vediamo se Karate Gi. Siccome... Ok, 43, un po' di più. Vediamo il power, se vogliamo migliorare qualche cosa qua. Allora, di stamina dà più di vigore. Ok, no. Più 3 a velocità. Più 1 a velocità. Sidescope dice semplicemente come va la salute. No, direi che va bene così, dai. Ce la stiamo cavando abbastanza bene, secondo me. Allora, abbiamo salvato lui. Che altro c'è qua? Vediamo un po'. Oh, un'altra guardia. Dai. Ah. Ah. Ok. Va bene. Ok, è svenuto e lo lasciamo lì. Lo lasciamo svenuto, che ti devo dire? Dai. Niente incontro causale, perfetto. Turna. Allora che ti devo dire? La facciamo. Allora, aspettiamo che si muovano. Attacchiamo, dopo.
Eccone uno. No, no. Ho detto attacca lui, perfetto. E uno che va via. Basta che l'altro non torna direttamente nel... E vai. Olè. Speriamo di uscire prima di subito da questa situazione. Perché non vorrei che fosse... Io sto facendo il giro praticamente delle galere perché... A parte il fatto che sono incazzato nero perché sono stato accusato di una cosa che non ho mai fatto. Ah, eccolo qua. Perfetto. Allora. Scusa? Ah! Ok. Così. Ma non mi fa andare... Non mi fa andare altrove? Ah, mi fa scendere. Ok, va bene, sì. Ok. E questo era l'altro dove eravamo... Ok, perfetto. C'è un buco lì. Abbiamo trovato un rifugio. Scendiamo dal buco. Ah, ok. Qui dove eravamo prima. 1500G. E... Load Sword. Load? L-O-D-E? Ok, sono bravo con l'inglese, ma load non so cosa sia. Onesto. Cioè, ammetto la mia ignoranza. Se qualcuno di voi in chat lo sa... If anyone of you knows the word load, as you see that on the screen, and knows the meaning of it, could someone please just say it in the chat? I would love to know what that means. Because I have no idea what that means. If it's some mistake on the translation part, or... I don't know. Let me know. Please let me know in the comments. Ok, siamo tornati su. Dobbiamo uscire di nuovo e poi salire di nuovo su. Ho detto uscire di nuovo, salire su. Quindi non così perché non può andare in un'altra direzione. Ok. In mezzo. Così, perfetto. A load refers to a metal deposit on the ground. Oh, so it's like Load Runner, right? Load Runner. That there was a game that was called Load Runner. When they say the mother load. Oh. Ciao Francesco Lombardo, benvenuto. When they say the mother load. Oh, that's what they mean? I thought it was the mother load, like L-O-A-D. Cioè, so mother load refers to that. Good to know. It's the main vein of the metal deposit. Ok, thank you very much. Quindi praticamente è la vena principale del filone di metallo. Ok, perfetto. Grazie mille. The prisoner is escaping! Beh sì, sono io. Ok, attacca. Scusate. Aia. Che poi non mi fai niente perché c'ho 10 di... Cioè, c'ho tutto praticamente... Can I just say how cool it is to have multilingual streaming with possibilities to learn new stuff? Yeah, you can say that again. I'm glad you're actually enjoying this. It's kind of a shame because I have to go through one... I have to go to switch from one language to another. And I know that there's people here in the chat that are bilingual as me. I can tell that KS Gaming Life is bilingual and... Why So Furious is bilingual and can actually and they can easily understand what I'm saying in English. On the other hand, if I speak in Italian, that's like only the Italian people understand what I'm trying to say. So I don't know. Really don't know. But I'm glad you're actually learning all of this. No, vai tranquillo, Francesco, non c'è problema davvero. Help! Ok. È caduto dalle scale. Ah, Luca, è tornata Luca. Crano, I've come to save you. Gee, it looks like you didn't need my help after all. Let's blow this joint. Dai, facciamo esplodere tutto. A top secret document has been left behind the floor. Care to read it? Yes. The prison supervisor. Dragon Tank owner's manual. Oh, cazzo. Il Dragon Tank. Ok, brutta cosa, brutta faccenda.
The tank head repairs body damage. Ok. It contains a shield that prevents damage by lightning and fire. Guarda caso, quelli a cui noi siamo abituati a usare. I do understand when you're cursing in Italian. Beta. Okay, so if I'm not mistaken, there's a word in Brazilian Portuguese that's like porra, isn't it? It's like fuck in English. It is. Okay, so it contains a shield that prevents damage by lightning and fire. Porra! And that's what it is, yeah. Porra. Unless the head can be defeated, the tank is unbeatable. Okay, quindi dovrei prima colpire exporting bestemmie since Rinascimento. È vero, è vero, è vero. Il mal. Unless the head can be... Okay, quindi... In soldoni, in grandissimi soldoni, dobbiamo prima colpire la testa. Una volta colpita la testa possiamo colpire tutto il resto. Ok. Mi sembra logico. Portiamo al massimo. Abbiamo salvato? Ovviamente no. Adesso salviamo. Ok, sbagliato tasto. Rato de porra! Ok, vediamo un attimino se... Eccolo qua, perfetto. Ok, questa scena la so perché c'era anche nella cinematica iniziale. Eccolo che arriva il drago. What was that? Ok. E poi minacciosissimo, proprio che paura. Power Dragon Tank, crush those rebels. Mamma mia. Date veramente un qualcosa a quest'umano. No, ho sbagliato posto. Ok. Perché adesso dovrebbe dare. Infatti, head repairs damage. Ok, perfetto. Mi sono indicato che devo attacca la testa. Ok. There you go. Is this your first playthrough? Is it just coincidence that you have Crone on your name or that literally Time Master? Okay, this is my first playthrough, like I said before. When I started the stream, I said it was like my first playthrough. And it's a coincidence that there's Crone in my name and Crone as the name of the main character. Because I'm actually... Okay, the first part of my nickname is actually... how'd you call it? An homage to a book that I read about... Amazon and how Amazon, Netflix, and Facebook, Twitter actually steal your time by monetizing it against your will, your free time especially. And since I was energy stored in the wheels and repairs damage. Okay, energy is stored in the wheels. Well, at least it's not pee that is stored in the wheels. Okay, so as I was saying, it was actually an homage to the book that's actually spoke about the perils of having a what's it called, of having a site like I said, like Amazon and Netflix and Twitter that actually monetize your free time while at the same time offering you nothing of value, let's say that. So that was the reason why. So I called myself Crono Maestro, which is the master of time, because I was taking my time back, so to speak. Okay, I am in deep trouble right now. Okay, time to switch tonic and item. I think I have a mid ether. Yeah, I can save her. That's good. No, shit. Oh, that was the wrong one. I'm sorry. Sorry. Shit. Okay, I have a revive, right? I have a revive. Okay. Nothing of value was... Okay, nothing was lost. Okay. So, like I was saying... So, there's... So, this book was actually... let's say I made the... Yeah, Twitch is owned by Amazon. I know about that. And I know there's a lot of gamification on this. Oh, I defeated it. That's good. So there's a lot of gamification, and I'm trying to do my best not to fall into this. And so Crono Maestro was born as a way to say I am taking back my time. And so it's also there's also another coincidence that Crono Maestro, as being Time Master,
It could actually be said as Time Lord, as in Doctor Who. I used to be a Whovian, like, many, many years ago. And I still am, by the way, but I'm not following it through anymore. I mean, I'm not following it. Ok, ho spiegato praticamente la parte del mio nickname, che si chiama, che è Crono Maestro. In realtà non ha niente a che fare con Chrono Trigger, è solo una coincidenza. Oh, finalmente cammino sul cancelliere. No, questo è per tutte le volte che mi hai detto che dovevo morire. Don't fool yourselves into thinking you got it away with this! Tanto ho vinto io, stronzo. Quindi Crono Maestro perché appunto voglio cercare di riprendere il mio tempo e renderlo, e prendere praticamente il tempo libero nelle mie mani e riaverlo dopo che mi è stato, diciamo così, capitalizzato da quello che è Facebook, Twitter, eccetera. Ma al tempo stesso vorrei, cioè, in ogni caso è anche un omaggio involontario, perché l'ho capito solo dopo, che era un omaggio involontario anche a Doctor Who, che è una serie che ho seguito praticamente per un bel po' d'anni, diciamo così. Adesso non sono più whoviano come prima, però... Però diciamo di sì, dai, che ancora adesso mi piace ricordarlo. They're escaping! You're not going anywhere! Stop! Princess Nadia! Oh, wow. Bel vestito. This is my friend. Showing your respect. Can't you take orders? Of course! Hold it right there! Ah, è sempre il cancelliere. Ogni volta non so mai chi è che dice una frase quando è fuori, fuori dallo schermo. Do as King Guardia the 33rd says! Father! Silence, Princess Nadia. The throne comes before your personal wishes. What? Just because I have a title doesn't mean I'm not a person! You pick up strange ideas venturing outside. All those leftist ideas. Tutte queste idee di sinistra da... solo perché c'è un titolo non vuol dire che non sei una persona. Gli amici liberali te ne vai te, a quanto pare. I didn't pick up anything. It's called common sense. Princess Nadia. I despise you! I'm leaving. Princess Nadia! Come on, Crono! Letteralmente è diventata una guerrigliera per noi. Evviva! Don't just stand there! After them! Princess Nadia. Ok, adesso dobbiamo fuggire, giusto? Nadia! Don't lose them! Ah, ci hanno visto lo stesso. Beh, possiamo affrontare, no? There's no escape! Silence! Proprio a quanto pare ci fanno andare. Ok. Ah, viaggio nel tempo di nuovo. Looks like a dead end. A gate! Cioè, era lì, luminoso, l'ha vista solo lei? Ok. Come on! But we don't know where to take us. Who cares? This place stinks anyway. Cioè, gli è stato appena detto che viene portato praticamente avanti o indietro nel tempo, sempre nello stesso punto, ma non sa e non sa garantire effettivamente che tipo di posto può essere. E lei ci vuole andare lo stesso e dice, tanto non può essere peggiore di questo posto. Mamma mia, davvero. Princess Nadia! That sounded very New Yorkian. Oh, really? Thank you. This is completely irrational. Irrational. Hurry, Crono! Beh. Gotta work, we're leaving a host. You're wonderful. Thank you for streaming. Gotta catch the VOD later. Oh, thank you, Betamax. You're wonderful as well. Thanks for being here. Ciao, Betamax. Buon lavoro. Oh, looks like we're gonna have to jump! Quanto pare toccherà saltare. I disappeared. Io mi sto divertendo un mondo a fare la voce del vecchietto. Finito prima.
Ouch! There's no way the Chancellor can reach us here. But where are we? Civilization here seems so advanced. Like we're in another world. Okay. Strange crest is engraved here. Sealed by some kind of power. Okay. Quindi anche questo dovrò sbloccarlo poi con qualcosa dopo, evidentemente. Oh, cazzo. Ma che ci stanno gli androidi qui? Dai. Questo è letteralmente il futuro di Trunks. È letteralmente il futuro di Trunks. Uguale identico. Cioè, adesso mi aspetto soltanto che ci sia... Non lo so, dice, eccoli infatti i lampi tuoni, evviva, andiamo bene. Trandom. Trandom. Bangordom. Bangordom è dove siamo usciti, no? E questa è la città. Lab 16. Ah, laboratorio 16, non è una città. Ok, ma in che ma dove siamo? Nel futuro, questo è sicuro, dai. Perché si è avanzato, se la tecnologia avanzata è il futuro. Cos'è sto posto? Gare di cash. Beh sì, dai, gli diamo qualcosa. Look at all this money. Oh well, I have some good stuff. Ah, quindi a quanto pare i nostri soldi qui valgono come le monete di Krusty a Krusty Land, come si chiama, al parco di Krusty. Autogun, Iron Suit, Iron Elm. Io direi che è il caso di... Dunque, vediamo un attimino. 2004 fa 3009, 1002, sì, è il caso, di. Allora, No, torno a me. Non pensavo fosse un... Ok, dunque, possiamo usare tutte e tre? Sì, perfetto, Iron Helm, tutte e tre. Midtonic, quante ne ho? Ne ho due. Io direi di metterne, così ne abbiamo 10. Heal siamo abbastanza, Revive siamo abbastanza, Shelter... Prendiamo due, così almeno ce l'abbiamo un bel po'. Ok, adesso devo... Ok, adesso mettiamo direttamente nuovi oggetti qua, perché... Allora, Steel Saber no, Bronze Helm, Iron Helm, perfetto. Iron Suit... Iron stava venendo in mente. I am Iron Man. E con tutto sto Iron, cioè Orogun, Iron Helm e Iron Suit. Perfetto. Lei non c'ha la possibilità. Iron Helm e Iron Suit. Perfetto. Dovremmo essere a posto. E per salvare dobbiamo uscire di qui, giusto? Sì. Perché salva o nei punti dove c'è... Ok. Salva. Perfetto. Torniamo qui e vediamo che cosa ci dicono qua. Oh. Mamma mia, che desolazione, davvero. Find some food at Harris Dome to the northeast. But only if you get past Lab 16. The beasts there don't react to weapons like guns and swords. Ah, non reagiscono, quindi sono più forti di noi. Roostdome? Never heard of it. This is Trandome. Kingdom? What are you talking about? This is an Enertron. You get a full night's sleep in a few seconds, but it still leaves you hungry. Ok, questo qui ci serve per rifarci... potremmo usarlo. Enertron, sì. Come fanno a dormirci in tre? HPMP restored. But you're still on. La combinazione è bellissima. Sì! Ci abbiamo tutto da capo, che belle! Bronco da fame. Che meraviglia, davvero. Anche in questo caso non possiamo andare. Va bene. Però se questo è Trandom... non c'è niente che posso fare qua. Perché... Allora, vediamo un attimino. Qua è dove siamo praticamente arrivati. Bangordom è dove eravamo prima, ok? But you're still hungry is the epitome of my life. That's
That's kind of mine as well. Don't worry, Fordy. È più o meno la stessa cosa anche per me. Ah, quanto pare ci fa andare qui? Stole it. Oh, no! No, stronzo, ridammelo! Ridammelo immediatamente. Ok, adesso affronto questi e poi torno da te. Octopod Meat Eater. Mangiatore di carte. Speriamo che non siano troppo forti per me. No, vabbè, dai. Non fanno tanti danni alla fine. Vabbè, certo, perché abbiamo cambiato anche l'arma, quindi è giusto. Non so se riusciamo a trovare un'arma anche per Marle. Ok. Quello cura, perfetto. Quindi, prima di tutto lui. Se ne andava andare via, e poi tutti gli altri. Perfetto. Eliminiamo. Ah. Ok. Eccoci qui. 3 attack points, un ether, perfetto. Però voglio recuperare il mio... No, dai! Ma perché me lo ruba? Cioè, non li posso affrontare? Ho trovato un berserker, ok. Ma non li posso affrontare? Davvero? Dai, che stronzi! Cioè, non li posso affrontare? Davvero? Questi cosa sono? Allora, prima... Ah, sono come i funghi che abbiamo affrontato prima. Ok, va bene. Perfetto, adesso eliminiamo gli altri. Io tecnicamente potrei anche usare una mossa, tipo il ciclone. Potrei usare un ciclone veloce. Sì, riprenderei tutti e tre, infatti. Ah, no! Lui si è spostato! No! Si è spostato all'ultimo! No, vabbè. Cioè, infame. Infame, davvero. Sei un infame. Ok. Crono sale di livello, Marle pure, perfetto. No, di qui non vado da nessuna parte. Vabbè, mi rubano le cose, niente. E abbiamo un'altra Lord Sword, vabbè, l'ho recuperata. Però sono due... Ah, è vero, Frog per esempio c'ha... usa le spade, è vero, è vero. Ecco perché me ne può dare due. Non ci avevo pensato, in effetti. Uno. E... Ah, ok. No. Evidentemente sei innamorato di Lucca. Sei innamorato di Lucca, a quanto pare. Sempre lì che vai da lei. E me non dai manco un po' di attenzione. Sei proprio crudele. Ecco cosa sei. Sei crudele. Ok. No, che palle! Non mi rubate più le cose. Basta rubarmi cose! Un load bow. Oh, eccolo qua, finalmente. Load bow. Eccolo qua. Load bow. Eccoci qua. Adesso abbiamo tutto, giusto? Quanto mi hanno rubato di... Ma non mi hanno preso tantissimo, dai. Però mi urta lo stesso perché non... Mid tonic, ether, perfetto. Quindi vuol dire che ne avevo parecchie di più prima. Ok, ce n'ho ancora. Però mi urta che non posso attaccarli, a quanto pare. Ok, eccone gli altri. Ah, è vero, devo... Perché ovviamente io premo a casa... Non dovrei premere a casaccio, dovrei andare a tattico adesso. E infatti... Perché quelli poi guariscono, infatti. Prima le piante e poi tutto il resto, ok? Quindi via questo. E uno. Perché mi suona così familiare come canzone?
62 punti esperienza. Ok, andiamo avanti. Luca sale di livello. Ottimo. Ok. Ah, di nuovo i crateri malvagi come prima. Però questi non possono essere guariti, quindi va bene. Tech? No. Laura no, non ci serve. Firewall. Quello sì, invece. Ah sì, dai, poi usiamo l'etere perché le recuperiamo un po'. Almeno due ce li togliamo di mezzo. E via. E salutano. Cratere. Ale. E Ale. E ce lo siamo tolti di mezzo pure loro. Mi devo passare senza che questo mi noti. No, ma preso, vabbè. E io e il tempismo siamo... Oh, che schifo! No! No. Che poi si chiama... Non sono ombre. Queste non sono shadow. Queste sono ooze. Sono delle schifosissime ooze. E li manco pure! Ah, ti pareva. Che palle. Tech. Firewall. Dai. Tech. Aura per... nessuno. Per il momento no, siamo ancora a posto. Dimmi che li hai presi. E vai. Shadow se ne va. No, non se ne va. Quindi li puoi colpire solo ed esclusivamente con le tecniche. Vabbè, non è un problemone, però mi urta lo stesso, ecco. Quando fanno questi personaggi gimmick li odio assolutamente. È tipo come quando tu stai giocando a Final Fantasy 6 o comunque un qualunque Final Fantasy e ci sono i non morti. Se tu c'hai le code di Fenice sei a posto, perché lanci la coda di Fenice sul nemico e risorge. Cioè allora che cosa li metti a fare? Mi metti paura e basta praticamente. Cos'è sta roba? Sono nemici pure questi. Ugh. E se ne va anche il mutante. Mutante in mutande. Ok. Via. È ancora vivo? Minchia. Resistente il ragazzo. Ah, si nutre pure. 20 punti alla volta. Però l'abbiamo sconfitto. Ha solo prolungato la sua agonia e basta. meglio così. Allora, vediamo un po'. No, davvero, quello è un tipo di nemici che mi dà assolutamente fastidio. Ma non perché io non apprezzi il fatto che ci sia la possibilità di affrontarli, quanto piuttosto perché se ci pensate bene, è un modo per accelerare la battaglia. Cioè, non dico che la battaglia debba essere necessariamente lunga e spinosa, che ti devi annoiare perché devi trovare la tattica, eccetera. Anzi, al contrario. Penso piuttosto che ci sia... cioè, che quando lo scopri ci rimane male, perché magari fino a quel momento lì tu ti sei impegnato alla grandissima per toglierti di mezzo tipo sto mondo e quell'altro, e magari hai trovato anche una tattica abbastanza vincente, oppure perché sei arrivato tipo a un livello di esperienza altissimo e poi lanci casualmente, perché poi lo scopri anche casualmente, tra parentesi, e scopri casualmente che si può lanciare questo oggetto per far rivivere i tuoi personaggi sul nemico, ed ecco che ti punto in bianco, hai vinto. Cioè, anche io mi ricordo quando la prima volta ho affrontato Cosmo Canyon. Il Cosmo Canyon, se avete presente il tipo di zona, niente, Cosmo Canyon è una zona specifica in cui si scopre praticamente parte della storia di uno dei personaggi, che è Red 13, che si scopre praticamente che c'è un guardiano che era praticamente lo spirito del Cosmo Canyon, e per andare ad affrontare ovviamente bisogna andare nelle gallerie interne del Cosmo Canyon. E sono tutti nemici di tipo fantasma, quasi tutti nemici di tipo fantasma. Quindi qualunque tipo di... ho scoperto solo dopo che qualunque tipo di
qualunque tipo di oggetto che faceva rinascere o rivivere le persone faceva dei danni mostruosi, perché li riportava in vita. Quindi praticamente erano come se avessero lo status zombie, per intenderci, un po' come lo status zombie di Final Fantasy VIII. E io mi ricordo che la prima volta che ci ho giocato avevo perso due volte contro di lui. Alla terza volta ero riuscito a trovare praticamente la tattica giusta per togliermelo di mezzo quasi subito. Poi tipo ci avrò messo 15 minuti per abbatterlo, diciamo così. Poi ovviamente salvato, andato avanti nella storia. E onestamente non ci ho pensato a come altro potessi sconfiggerlo, no? Poi sono capitato tipo su un forum in cui parlavano proprio di Final Fantasy VII, e parlavano proprio del momento del Cosmo Canyon, e tutti a dire, beh sì, tanto non ci avresti messo niente se avessi usato direttamente la coda di Fenice su di lui, sul nemico, sul boss finale di quell'area. È stata la prima volta che ho iniziato a bestemmiare, ve lo dico subito. Veramente. Che posto è questo? Vediamo un po'. Arristom. Ah sì, quello del che abbiamo visto prima. Quello che ci ha detto dove dovevo andare prima, sì. Ah, e prima di proseguire direi che è il caso di salvare. Magari prima di salvare recuperiamo anche un po' di energia, che ne diciamo? Sì. Allora, shelter, così, perfetto. Ok, ritorniamo dentro. Bella questa musica jazz. Soft jazz, mi sa che questa è. Decadente, onirica. Piace veramente tanto. Ho salvato, tranquillo, Serava, l'ho salvato. Ho salvato prima, non so se si è visto. Hai ragione, non so se effettivamente... Guarda, mi hai messo la pulce nell'orecchio, adesso devo tornare fuori. Adesso torno fuori apposta soltanto per vedere se si sono riuscito a salvare. Comunque mi pare di sì, perché ho... Dovrei averlo fatto in automatico, credo. Fammi vedere un attimino. Beyond the Ruins, sì. Non si sa mai, grazie Voice of Furious, non si sa mai in effetti. È che effettivamente non è come con, come si chiama, come con la Sierra, che devi salvare spesso e salvare ovunque, insomma. Who are you? You there? Where are you from? We came from the laboratories to the west. What? Hey, we got people across the ruins! Say again? You're joking? So here that there are people who can beat up those freaky mutants? Ho sentito prima uso gli oggetti e poi salvo ed è rientrato dopo aver curato. Sì, in effetti. No, hai fatto bene, Sera. Hai fatto più che bene. Magari nella fretta potrei aver pensato di essermi curato, invece poi non è così. Fatto più che bene a ricordarmelo, grazie. Sarebbe da fare come i K&S Gaming, che hanno il comando salva, gli parte la voce. Daddy's gonna bring us some food! Che cosa ho già detto? My husband went down to the food store Jera below. I haven't seen him since. There's an old factory site called Protodome to the east. Can't get near it because there's a bunch of lunatic robots in the area. You can reach the continent to the south through the sewer axis, but stay off of Death Peak. Ovviamente Death Peak con una virgoletta aperta e l'altra no. Quindi ufficialmente quello è il nome canonico, Non è proprio il nome canon, definitivamente. Pardon me. I'm Doan. I'm the descendant of the director of this info center. In the basement, there's a huge computer and a storage center for food. But we can't get through, because the robot guards... It's a pity. Ok, questo ce l'ha detto. With a name like Death Peak, I don't suppose it's friendly. Yeah, definitely. I mean, can you imagine something cuddly, something incredibly, like, I don't know, you can, it's like a teddy bear, and you call it a Death Peak, and it's like, why would you call it that? And you go like, well, at least nobody can actually take it from me, you know? They don't suppose it's something so cuddly, you know? We can't get through because... Okay, perfetto. There's an old man living in a dome near Death Peak.
Ok, adesso l'hanno messo con la virgoletta. Talk about crackpots. You can reach the continent. Ok, questo l'abbiamo letto. Perfetto. The door with the crest. Dynamite won't budget. Ok. Ecco l'Enertron di nuovo. Ah, e lì c'è il punto di salvataggio. Ok, perfetto. HP MP restored, but you're still hungry. Ok. C'è una ragazzina lì? O sbaglio? C'è qualcuno lì? Ho salvato, sì. Ho salvato due volte adesso. The Saraval mi ha messo là, la pulce nell'orecchio. Adesso non riesco a... a smettere di pensare. Ehi, dovresti salvare. Have any money? You sure this is money? Oh well, I have to light up my inventory anyway. Ok, quindi c'è un altro punto. Oro gun. Ok, questo ho già preso tutto. I tonici ne prendo... ne prendo 13, così siamo a 30. Heal revive perfetti, shelter ne prendiamo 2 e siamo a posto. Non si sa mai, eh. Non si sa mai, per carità, però. Qui cosa c'è? Niente. Ok, quindi abbiamo parlato con tutta questa gente, ma non ci ha detto niente di particolare. Ah, questo è dove si scende. Ok, perfetto. Are you going down below? Of course! But no one's ever returned from there. Gotta try, right? It's nice to see such spirited young people for a change. Careful now, and come back alive. Ok. Scendiamo a questo punto. Direi che è il caso di salvare, invece. Adesso c'ho la frenesia di salvare ogni 2x3. Mannaggia, Crono, mannaggia. E abbiamo anche le campane in sottofondo. Evviva! Chi non lo sapesse, ci sono delle campane. Got bells. There's not Line's bells, unfortunately. Non sono le campane di Line. Cos'è questo? This console controls the passageway. We need a password to get through. This console controls the passageway. We need a password. Ok, perfetto. Abbiamo bisogno di una password. E la parola d'ordine... Ah, ok, no. Forse non è qui che devo... Forse è un po' più indietro. Vediamo un attimino. Qualcuno deve avere la password. Forse lui. Careful now. Ok. There's an old factory. Portal dome to the east. Can reach the continent. Ok, Death Peak. No. There's no man living in a dome near Death Peak. Talk about crackpots. Forse è lui che ce l'ha alla porta. Dynamite won't budget. Ok, abbiamo parlato praticamente con tutti. Non ci ha detto niente nessuno riguardo quella. Danny's gonna bring us some food. And down to the storage area. Hasn't seen it since. Oh, see. Not that I really care. Who are you? Ok, no? Vedete un attimino, se uscendo... Perché qui non dice niente in merito. Forse dovrei uscire e andare dall'altra parte. Perché ha bisogno di una parola d'ordine, se non ricordo male. O comunque di un codice per aprire quella porta. Quindi io andrei direttamente qui. Sewer access, ok. Per raggiungere l'altra parte... Ah! Sewer access per l'altro continente, è vero. Bandits! Must report to Sir Crowley! Ok. No, non è qui che devo andare. Però ha detto che c'è un punto dove c'è un vecchio. Ok, di qui non ci possiamo andare. No, secondo me ha più senso ritornare lì all'Aris Dome e scendere giù per le scale. Probabilmente sì. Sì, probabilmente è quello che devo fare. Perché... secondo me, tipo, l'ordine delle cose da fare è quello. Altrimenti non si spiega. Ok. Cazzo, che bella visuale, comunque, davvero. Che meraviglia. Allora, di qui non si può andare, di qui nemmeno. Scendiamo giù. Eccolo l'altro punto. Sei abituato alla comodità dei nuovi giochi. Giocare a giochi così vecchi oggi mi annoia. Dici? Sai, abituato alla comodità dei nuovi giochi. Giocare a giochi così vecchi oggi mi annoia. Ma la verità è che tecnicamente questo, per i limiti che c'erano all'epoca, perché comunque questo è uscito per il Super Nintendo,
Questo comunque è un signor videogioco, ha una trama eccezionale, soprattutto nel momento in cui tu dici ok, non so dove andare. In ogni caso tu sei in una situazione in cui fondamentalmente parlando stai comunque vedendo, cioè stai comunque vedendo qualcosa che ti può interessare. E in ogni caso parli un po' con tutti oppure tocchi un po' dappertutto e ti sblocchi. L'unica cosa è che magari non ti dice dove devi andare. Però di nuovo, all'epoca non c'era il concetto di dobbiamo necessariamente dire tutto quanto al giocatore. Il giocatore ci può arrivare anche da solo, come in questo caso. It looks like a statue. A memo is attached to it. Warning, anyone within the vicinity of the stockroom will be attacked. Ok. Ci sarà un attacco se ci dovessimo arrivare, se dovessimo arrivare vicini praticamente alla stanza. E no, appena arriviamo alla stanza dove ci sono tutti i cibi, eccolo qua infatti l'attacco. Me l'aspettavo. E che cazzo è questo? Executing program. Chrono, what's going on? Marley, let's go. Mi sa che ho fatto una cazzata in maneve. Allora, all out attack. Proviamo a fare un all out attack. Fire whirl. Attack. Attacchiamo. Ah, il guardiano non si può attaccare. Che cosa stanno facendo? Cazzo quanto male ci fa. Ok, si sono uniti, stanno facendo attacco d'alta. Minchia quanto male mi sta facendo. Quando tocca a noi. Bastardi. Cazzo, mi stanno facendo malissimo. Allora, item. Heal. No. Ciao. Gnafo. Ma gnafo. Sto sbagliando qualcosa, è evidente. No, ho sbagliato. No, ok, va bene. Dovrei attaccare tecnicamente gli altri due perché fanno. Ciao. Niente, game over. Probabilmente game over, dai. Game over. Sì, ok, ma è game over comunque. Perché non. Perché siamo sottolivellati. È probabile che siamo sottolivellati e soprattutto non. Porca miseria. Tutto questo perché io ho voluto esplorare. E giustamente sono stato punito. Non me l'aspettavo una cosa del genere. Ciao. Meno male che ho salvato. Sì, game over. Wipe out. Troppo forti. Erano troppo forti per noi. Abbiamo ricominciato. Ok. Beh, questo è il primo game over di questa run. Non me l'aspettavo. Allora, vediamo un attimino. Io direi a questo punto proviamo a fare, perché ci deve essere un altro punto dove possiamo andare e non può esserci soltanto quello, perché quelli sono troppo forti per noi adesso. Quindi o scendiamo direttamente qui, perché da altre parti non possiamo andare. Perché l'altro, da quello che ricordo, ovviamente per accedere devi fare un'altra cosa. Ok, ovviamente questi ci hanno notato. Abbiamo recuperato tutta la vita. Sì, perfetto. Vediamo che cosa sono questi. Cosa sono sti schifi. Ma perché c'è il nemico di Zelda? Perché c'è il coso di Zelda qua? Cioè dai, è letteralmente il mostro marino di Zelda. Infatti questi fanno 18 come... Questi sono alla nostra portata. E devono 18 di danno a noi. 22, giustamente. Ho l'impressione che dovrò grindare per un po'. Non tantissimo, ma comunque sì. Un Egder e Nereide. Ok, la Nereide ci abbiamo anche, giusto.
Ale, vattene via. 134 punti, perfetto. Legdar se ne va. Questo cosa ci fa? Attacchiamo. Oh, beh. E non se ne va ancora. Madonna, quanto sei resistente. Ah, pure fulmini ci manda. Ti pareva. Dai, via. Ah, provoke. Ha imparato provocazione, ok. Abbiamo preso 600G, perfetto. Ok, ci deve essere... Secondo me li possiamo eliminare subito se usiamo Firewall. Può darsi. Ah, ne possiamo usare uno alla volta. Perché l'altro è troppo distante. Il raggio d'azione è troppo... Sì, è giusto, ma non va bene. Ok. E infatti uno l'abbiamo tolto subito. Allora facciamo così, dai. Tanto uno ce lo siamo tolti di torno perché è giusto. Comunque, quanto devi essere debole per farti... Per farti del male con le bolle di sapone. O comunque con le bolle d'acqua. Non so se è davvero. Ma roba da matti. Allora. Ranocchie? Cosa dicono le ranocchie? There was a bridge here. I saw it, rabbit. Fool, rabbit. There's nothing here. But it's true, rabbit. Someone's coming. Let's climb, rabbit. Che belli che mettono il gracchiare direttamente alla fine di ogni parola. Allora, qui c'era un ponte. Perfetto. Qui dove andiamo? This is a tad on the spooky side. This is an eerie place. I got a bad feeling about this. Ho capito, però ovunque andiamo c'è sempre qualcosa che non va. Cioè, ditemi voi. C'è un gatto? Che cazzo ci fa il gatto lì? Cos'è sto gatto? Sacco di merda. Ha avvisato tutti i nemici. Ma roba da matti. Cos'è il protagonista di Stray che vuole vendicarsi che non ho comprato il suo gioco ancora? Maledetta. Da questo momento odio i gatti. Basta, li odio. È ufficiale, li odio, basta. Non ne voglio più sapere di loro. E uno se ne va. Ok, Tech. Cyclone. Ah. Bello che poi quando esplodono fanno il rumore tipo dello schiaffo sulla pelle, proprio. Così. Anzi, così. Che bello. E Ale. Olè. E se n'è andato. Ok, 66 di punti esperienza. Però non mi dice se... no, aspetta. Ok, Crono, cosa stai facendo? Così. E praticamente adesso siamo... Ok, siamo al massimo. Torniamo giù. Ah. Se lo fate apposta, allora, dai. Ok, ciclone. Oh, vogliamo usare Firewall. Vediamo un attimino. Due li posso togliere di mezzo. Ah, ho fatto malissimo. Ah. Confuse enemy. Potrei fare questo. Dice che confondo il nemico, quindi qualcosa deve aver fatto, dai. Ah! 35 per la miseria. E basta, eh. Oh, lasciatemi viva Luca, per cortesia. Lasciatemi viva Luca perché davvero, eh. Va che mi vendico, va che mi vendico, altro che... Raid, perfetto. E devi andare. Ah! Che poi tecnicamente non dovrei neanche provare dolore per queste... Per queste cose, perché... Non c'è un collegamento. Però ogni volta che sento
la sleppa arrivare direttamente in faccia a loro. Mi sento male. Luca ci piace perché è fiera. Bravo, Seravol. È fiera ed è comica. Formaggio. No. No, non ti tocco. Ma non ti tocco per niente. Sado. Ah, un punto di salvataggio. Bene. Proprio quello di cui avevo bisogno. No! 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 Ma sei uno stronzo! Ma serio? Cioè, ho evitato... Ho evitato il pezzo di formaggio perché era evidente che fosse una trappola e tu mi metti come trappola direttamente il punto di salvataggio! Ma sei uno stronzo, sei! Io che arrivo bello, ah che bello, proprio quello di cui avevo bisogno. Invece gnè, me lo toglie proprio da davanti. Cioè, ma ha trollato. Mi ha trollato. Cioè, ma davvero, vergogna. Ma vergogna. Adesso sono incazzato come un'ape, veramente, basta. Se prima avevo voglia di andare avanti a sto gioco, adesso voglio bruciare direttamente ogni singola copia, ogni singola cassetta di questo gioco, la devo distruggere. Ma roba da matti. Ma no, ma dai. È bello che dico, dai, ne ho evitato uno, che bello, sono intelligente. E invece, cioè dai, siete delle merde, siete delle merde. Ma serio. Speriamo di toglierci di mezzo subito queste cose, perché davvero. Yeah, did you see that, 40? I fell for the order trick in the book. What an idiot. I'm an idiot. Jesus. Ok, ma dov'è? Questo? C'è qualche cosa qui? No. Ok. Qui? Qui neanche. Ci deve... Ah, ecco. Ok, adesso, seriamente. Yeah, I didn't enjoy that little trick at all. 40, I didn't enjoy that trick at all. I mean, I was blatantly avoiding the cheese. You know, the piece of cheese that was there. That was just lying there. And I was like, yeah, that thing is a trap. I can see from miles. But I did not expect that trick. I did not expect that trick. Like, at all. I'm mad right now. I'm fucking mad. I'm fucking believable, really. Ok, quindi quella porta si è aperta. Buono. E dove? Vediamo di qui. Qui non c'è niente. L'unica sarebbe scendere a sto punto, no? Mi sa che dobbiamo scendere. Ok, scendiamo di qui. No, non ci casco. No, non ci casco. Non ci casco. Sto gatto. Oh, oh. There's a diary. Here's the last page. Ah, cioè, di tutte le cose del diario, ecco l'ultima pagina. Ma io volevo leggere anche il resto, se possibile. It's all over. The fishmen attack if I make even the slightest noise. Ah, se l'avessi letto prima, mannaggia. I'd rather have my gums scraped than have to fight these fiends. Ah, se l'avessi letto prima, forse, dico forse, ci sarei anche arrivato. Bel pirla che sono. Ok, però... Cioè, come... Come vado avanti qui? Forse non posso andare avanti, allora. Quindi tutto quello che ho fatto è stato inutile, allora? Perché non c'è nient'altro da fare qui. Eh sì, perché non c'è. E quello è falso, è ok. Non ho proprio idea di dove andare in questo momento. Ok, questi li abbiamo già affrontati prima, li affrontiamo di nuovo. Ok. Facciamo... Ah, sì, dai, proviamo... Flame Toss.
carino. E brucia. Ah. E voilà. Ok. Io non ho proprio... Cioè, dovrebbe esserci qualche cosa che mi permette di andare da questa parte, no? Qui abbiamo già visto. Qui pure. Ok. Cioè, come ci arrivo di là? Serio, come ci arrivo di là? Ah, così. Madonna, no, ma vi prego, ma mettetele meglio queste cose. Cioè, ma scusate, no? Ok, scusate. Ma secondo voi, ma se io mi metto qui? Ma se io mi metto qui? Ma secondo voi ci arrivavo che potevo passare di qua? E com'è anche qui? Cioè, ecco, pure questa zona qua. Cioè, dai. Io capisco che sono giochi, che le prospettive, tutto quello che vuoi, che potevo intuire. Ma se, ma non ci sarei mai arrivato che potevo andare anche lì? Io gli dicevo, come ci arrivo dall'altra parte? Ecco come ci arrivo dall'altra parte. Ah, ma roba da matti. Ad averlo saputo prima. Qui dentro cosa c'è? Rage Band. Oh, Rage Band, che cos'è? Un attimino. Allora. Berserker, odd attack... ok, no? Counter attack rate. Cioè, dà il 50% di possibilità in più di un contrattacco. No, per il momento non ne vedo l'utilità. Per il momento no. Anche perché comunque uno mi dà autoattacco, quindi non è il caso. The three of them are almost here. Coming through the sewer like they own it. They must have a death wish. We shall teach them a lesson. Let's show them. Just let them come through here. They'll be chopped liver. Basta ridere. Ok, han capito. Ma è... Ma che è Cell nella prima forma? I'll shred ya. Ok. Non me l'aspettavo. Che ma... Quanto? Quanto m'ha tolto? Ma stiamo scherzando? Vabbè, dillo, one shot, one kill allora a sto punto, no? Ma roba da matti. Quanto cazzo è forte. Brucialo immediatamente. Ma pensa a te. Ma tu guarda. Ma pensa a te. Cioè. Se la prende con lui. Ok. Revive. Ah, ti lascia a uno. Necessariamente a uno. Ok. Ah! Sono morto sta bot. Quindi un attacco ti mette a uno, l'altro invece ti mette a... Ok. Capito. Ok. Bella rogna, ma ci dovremmo riuscire, dai. Più o meno, penso. Ok. Mid tonic, perfetto per lei. Infatti. Quindi ti toglie tutto tranne uno. Ok, perfetto. Col Mictonic adesso dovremmo riuscire a... Ok, guarita, perfetto. Dovremmo riuscire ad andare avanti ancora per un attimino. Mictonic anche per lui. Flame Toss. Tech. Provoke, funziona? Ah, ce l'abbiamo fatta. Ok, sconfitto, perfetto. Almeno penso sia stato sconfitto, dai. Sì, ok, perfetto. Disintegrato, quindi perfetto, dai. E Ale, ce lo siamo tolti pure questo. Ma roba da matti.
adesso siamo tornati in forma. Cioè, all'improvviso siamo tornati in forma. Perché non mi ricordo di aver... Fammi vedere un attimo. Ah no, ok, perché avevo fatto tipo... una... sicuramente avevo usato una magia che mi ha fatto tornare tutti in forma. No, no, è vero, perché tutto... nella... perché la battaglia è stata... è stato a mio vantaggio verso la fine. Ah, ho capito. Port Sword. Oh, finalmente una spada. Una spada a tema fulmine, immagino, no? Port Sword. Perfetto. Ah, ecco il ponte. Ah, adesso sono arrivati tutti i ponti, ma certo. Adesso arrivano i ponti, dai. Infami. Ah, proprio adesso devono arrivare i ponti, dai. Ok. Allora. Shelter, prima di tutto shelter, dopodiché salviamo, perché sì. Sewer access? Ah, siamo finiti dall'altra parte! Ah, siamo finiti dall'altra parte! E quello è Death Peak, Keeper's Dawn. Ah! Mm. Ok, allora. Io direi... che per il momento è il caso di fermarci qui, perché mi sa che c'è un bel po' di roba da fare. Per il momento c'è un po' di roba da fare riguardo riguardo alcune cose che riguardano questa zona specifica, perché di sicuro devo tornare indietro, fare un bel po' di potenziamenti, dico sicuramente di passare di livello, e quindi non è il caso che io vi faccia, che io vi tedi direttamente con il grind. E arrivi magari, facciamo che magari quando ricominciamo lo stream sempre di Chrono Trigger lo facciamo, facciamo che praticamente sono andato un po' più avanti di livello. Non penso sia necessario arrivare a dei livelli brutti di grinding, tipo che ne so, tipo 3 ore di grind soltanto per avere il livello giusto per abbattere tutti, ma penso che basti tipo 1 o 2 livelli in più e basta, giusto per sbloccare qualche cosa. Quindi io direi di fermarmi qui per il momento, chiamarla una stream, quindi proprio definirla così. Detto questo, io ringrazio tutti coloro che hanno voluto partecipare, grazie per essere stati con me. Thank you 48bit for the follow. Grazie a tutti coloro che sono stati qui per il momento. Vediamo un po' se riesco a mandarvi da qualche parte. E se riesco a mandarvi da qualche parte in questo momento, che non sia magari che abbiano cominciato da un pezzo e magari stanno per chiudere. Grazie Saravol, grazie a tutti per la compagnia, davvero grazie a Wise of Furious, grazie a tutti coloro che sono stati qui con noi, e vi ringrazio davvero. No, a quanto pare non posso fare un raid decente, quindi direi che la chiamiamo direttamente così, dai, che è andata così. Io vi ringrazio veramente per essere stati con me, vi ringrazio per tutto, per la compagnia, veramente io non posso desiderare una compagnia migliore su Twitch. Grazie a tutti e buonanotte, insomma, sono le 4:50, buonanotte un cazzo, buona serata a tutti davvero, e mi raccomando, ci vediamo domani dalle 11 alle, facciamo fino a mezzo, fino a l'una, alle 2, così poi possiamo andare a mangiare tranquilli dopo una bella botta di pasta. Buonanotte, magari c'hai ragione, serva la mia pazienza, sono stanco pure io, dai. No, non sono stanco, è che sono talmente abituato a streamare la sera adesso che ormai è diventato abitudinario. Va bene, dai, ci vediamo domani dalle 11 alle 13:14, facciamo così. For anyone who's still here and is speaking in English, we'll see each other on tomorrow by 11 a.m. until 1 p.m. 2 p.m. CEST. Catch you later tomorrow. Ciao, ci vediamo. Ciao bella gente, grazie di tutto.